Ho messo live, quindi ora siete pronte a... Adesso controllo anch'io se è uscito sul mio profilo, perché... Sì, siamo live, eccolo qua. Tu vai in basso a destra, condividi e puoi condividerlo sulla tua pagina, tuo profilo, puoi mettere il link, insomma. Ah, ecco qua, questa domenica la passiamo tra lavoratrici dell'editoria per meno. Come stiamo affrontando questo periodo? Quali progetti sono fermi e quali stiamo andando Abbassate la voce ovviamente, se no si sente il super eco, eh? E poi qui a destra, in questo backstage, noi vedremo i commenti e io, siccome ho creato io la diretta, abbiamo perso. la trama c'è subito. Ok. Immediatamente. Elisabeth, devi rimettere il link che ti ho mandato nella chat di Facebook per rientrare. Ok? Meraviglia. Anzi, adesso la riacchiappo, le riscrivo. Comunque sono domande impegnative queste che hai fatto, Cristi, cioè non è leggera. Impegnativo. Ti sei mangiata a pranzo? Ma è ovvio, quelle impegnative che ho scritto sottintendono queste, capito? Ah, Però ok. siccome era una descrizione. Tra l'altro io ci vedo tutte con notevole ritardo, quindi vedo me che bevo, che fumo, che Io poi vi metto le domande se ci dovessero essere qui in sovraimpressione e le leggiamo assieme. Ok, diciamo che tu ci moderi. Moderaci. Sì, io vi modero, io faccio da super moderatrice e infatti partirei con le presentazioni, come vi ho un po' accennato. Ok, ma tu parli Ok. con le presentazioni mentre io sto invitando gente? No, con le presentazioni, cioè magari parte Elisabetta Ah, e va poi bene, invita gente. va bene, va bene. Va bene, va bene. Ciao a tutti, io sono... Ciao, Trama. Ciao! Ciao. Io sono Elisabetta Tramacere e sono una cara amica di Francesca Martucci e di Cristina e della Portolano. Nonché collega sventurata, condividiamo questa passione smodata per i libri che ci ha portato un pochino a conoscerci, a consolidare questo rapporto negli anni. Siamo soprattutto amiche di fiera, come amiamo definirci, perché le fiere sono i momenti in cui condividiamo gioie e dolori del mondo di appartenere a questo mondo dell'editoria, sempre più in crisi, tra l'altro. E mi occupo di libri a 360 gradi e collaboro ormai a tempo pieno con una casa editrice, con Diavolo Edizioni, che è la casa editrice che mi dà il maggior numero di gioie e gratificazioni e di soddisfazioni, e poi anche con altri editori, non nel mondo del fumetto, nel mondo dell'editoria in generale. Mi occupo un po' di testi, soprattutto, quindi lavoro sui testi, traduzioni, editing, redazione, un po' di coordinamento ogni tanto quando capita e varie ed eventuali. Voilà. Com'è cambiato adesso un po' il tuo lavoro? Cioè, che cambiamenti hai avuto forti? Allora, ben pochi perché io lavoravo già da casa. Sono libera professionista, ho lavorato per 4 anni in azienda e poi da adesso, questo è il quinto anno che lavoro da libera professionista e lavoravo già da casa, questo è il quinto anno e stavo per impazzire e giustamente è arrivata una pandemia per decretare che non lo farò mai più. Sì, che l'anno prossimo sicuramente non lavorerò da casa in qualche modo. E a questo si aggiunge il fatto che ho avuto un bambino da pochi mesi, questo è il quarto mese, e questa nuova avventura da mamma. E quindi ecco appunto, a maggior ragione uscirò presto da casa per non tornare.
tanto frequentemente. E quindi diciamo che non è cambiato tantissimo, è cambiato un po' a livello psicologico, sì, tanto. Poi approfondiremo, magari ne stavamo parlando anche. Francesca, tu hai finito di invitare Ho gente? invitato un po' di gente a caso, non so esattamente chi ho invitato, però ho cominciato a invitare delle persone, però siccome non riesco a fare le due cose contemporaneamente, mi sono fermata un attimo, confido nel fatto che chi ho invitato inviti a sua volta e vediamo, sarà un Io po' ora un faccio una stories su Instagram anche per dire che siamo qua. Mamma mia, veramente, Top, proprio metà di linguaggio a palla, io multicanale, multisocial, una tutto. sovrapposizione di canali di comunicazione, potrei avere un attacco, qualcosa, potrebbe venirmi un colpo. Sì, mi devo presentare anche io. Sì, sono Francesca Martucci. E sono qua, non so esattamente perché, sostanzialmente credo che sia perché ci conosciamo tutte e tre e sapevamo di poter passare un pomeriggio insieme così un po' al cazzeggio. Principalmente sono qua perché ho tanta fame di contatti umani, veramente, sto proprio sperendo, come si dice in napoletano, lo sto spegnendo. E ho detto, vabbè, fammi fare un po' una chiacchiera, come ne faccio tante in giro, dalle 6:30, 7 del pomeriggio in poi, durante la settimana faccio anche questa. E faccio libri anch'io, li curo, li edito, li traduco, li progetto e aiuto a pubblicarli. E quindi questo comprende, insomma, tutta una gamma di competenze e attività. Erano 5 anni che lavoravo come freelance e esattamente una settimana prima del lockdown ho cominciato invece a lavorare di nuovo in azienda per un tempo determinato, insomma, per vedere un po' cambiando se succedeva qualcosa. In effetti è successa qualcosa, è successo qualcosa, veramente. E ho ricominciato a lavorare in ufficio, dopo una settimana mi hanno rispedito a casa. Quindi in teoria io mi ritroverei di nuovo nella mia dimensione ideale. In pratica no, perché anche prima quando ero freelance io a casa riuscivo a lavorare ben poco, cioè io avevo bisogno di andare nei bar, nelle caffetterie, nelle librerie, al parco, cioè, ma anche veramente su, non so, un marciapiede, un tavolino mi bastava avevo bisogno della presenza fisica di altre persone per riuscire a concentrarmi. E il fatto di essere chiusa in casa adesso un po' si sente, devo dire. Ma Oddio, un po' mi divaga come sensazione. traduzioni da che lingua a che lingua, Elisabetta? Ricordatemelo. Dal francese, è la mia lingua del cuore. E Francesca? Io dall'inglese e dal francese, ma sono decisamente più padrona dell'inglese. Cioè, diciamo che quando consegno una traduzione dal francese, la consegno sempre sudando. Qualsiasi traduzione in realtà io la consegno sempre sudando, infatti difficilmente vado poi a rileggerle quando sono pubblicate. Perché l'ansia della traduzione è una delle cose che mi mette un'ansia della prestazione veramente che mi schiaccia. Anche Quindi io condivido questo faccio il meno pensiero. possibile. E infatti quando traduco al francese praticamente il 99% delle volte mando Elisabetta in rilettura prima di consegnare. Non Sono sempre impeccabili le 100%, traduzioni però. di Francesca. Quindi. Salutiamo Maurizio Oliviero, che anche lui è qui perché sta Bisogna sperendo dei contatti umani pure lui. Lo salutiamo e gli siamo molto vicine. Ciao. Ma Francesca, prima mi stavi dicendo che anche tu, come me, e penso pure come Elisabetta, questa fiera del libro per ragazzi di Bologna. Perché poi, Elisabetta, io vorrei sapere da te. Ma tu lo sai che quest'anno sarebbe stato l'anno dell'inaugurazione del corner di fumetto dentro? Lo so benissimo. Perché ci dovevate essere? Sì, Ovviamente, allora, quando poteva essere se non quest'anno? perché volevo sapere come era organizzato il tutto, perché io ero curiosissima, stavo fremendo per questa fiera e sbam, boom. Allora, ti dico subito che per noi quest'anno sarebbe dovuto essere un anno di osservazione, perché stiamo lanciando una collana di fumetti per piccoli, ok?
ovviamente a un certo punto sui 40 si comincia a rivolgersi ai bambini, ai piccoli, perché cominciano ad entrare nella vita o direttamente o indirettamente in qualche modo. Nel nostro caso direttamente, quindi nel caso di Diabolo era il momento di rivolgere dei libri anche a dei giovanissimi lettori, dei fumetti, e quindi aspettavamo questa Bologna proprio come un trampolino di lancio dal punto di vista delle pubbliche relazioni per poi ipotizzare un lancio effettivo della collana l'anno prossimo. Abbiamo anche in cantiere già un titolo, non posso ancora svelare nulla perché lo farà il direttore editoriale, ci tiene molto. lo farà lui, ma insomma, ecco, avevamo già in cantiere dei contatti, avevamo preso degli appuntamenti proprio per raccontare questa nuova avventura, e poi soprattutto è un appuntamento che ci permette di salutare e di vedere un nostro carissimo amico, editor spagnolo, un carissimo amico della casa editrice, che Martin. Martin, il mitico Martin. Quindi è un appuntamento che aspettiamo sempre con ansia, e quest'anno è saltato, ma vi dirò di più che avevamo già ipotizzato il lancio del nuovo libro di Diabolo, che approfitto per farvi vedere in anteprima, vi tolgo questa Assolutamente. soddisfazione. Che Perché questo, stupendo, sì, stupendo. è Oddio, appena ma l'avevo uscito, vista la copertina. l'abbiamo preso dallo stampatore praticamente 2 giorni fa. Riccardo Madò. non sarà contentissimo di questa cosa che sto facendo, ma è proprio un'anteprima assoluta. Ma avevamo già un calendario fittissimo di appuntamenti con l'autrice, che è tedesca. Certo. E quindi tutti i festival saltati ci hanno messo in una situazione, nella prima settimana, di prostrazione totale, perché avevamo già un calendario fittissimo di appuntamenti e Già. voilà, tutto vanificato per ora. Tutto panificato. Sì, Panificato. panificato, esatto. E quindi insomma è stata dura, le prime 2 settimane sono state particolarmente dure perché abbiamo cominciato a capire che effettivamente i festival quest'anno sarebbero stati complicati da organizzare, e poi adesso ci abbiamo proprio rinunciato ormai all'idea di poter. Io non so, ragazze, se condividete con me questo sconforto per Lucca, però io ipotizzo che in queste condizioni anche Lucca quest'anno potrebbe essere. Io ho ascoltato l'intervista che ha fatto Marco Montemagno al direttore del festival, non mi ricordo il cognome, Emanuele Vitra, vabbè, comunque lui, e sì, cioè praticamente ipotizzava comunque di trovare delle forme alternative per il festival, che io sto vedendo molto in altri festival, quindi creare dei momenti come questo, in cui siamo noi adesso, però con gli ospiti che sarebbero dovuti essere ai festival e mostre interattive, cioè varie cose che però per un festival sono un po' un placebo, cioè non, se un festival che comunque nasce in una città e ha senso, che occupi proprio lo spazio fisico della città, spostarlo, seppur sul virtuale, con tutti i mezzi potentissimi, eccetera, ha comunque un gusto e un sapore diverso, no? È anche una pregnanza diversa nelle persone. Ah, più che un gusto diverso è proprio una cosa completamente diversa, credo, Nostra e esperienza. purtroppo credo che dobbiamo rassegnarci a questa cosa, nel senso che, vabbè, io personalmente in generale non è che non mi auguro la bolgia mai, però so che è comunque un evento che attira tante persone, è giusto che debba esserci, però comunque non è, cioè non credo che li si possa paragonare mettendoli sullo stesso piano, saranno due cose Due diverse, esperienze diverse. completamente diverse. Adesso vedremo. Ma Io non. Ma personalmente a Lucca, tra l'altro, è da un po' che non ci vado, che è qualche anno che non ci vado. Anche perché perché. magari in realtà può essere un'occasione per far emergere veramente i contenuti, no? Cioè, da un lato dici, nell'emergenza almeno crea un piano editoriale che faccia affezionare ancora di più
il pubblico, che magari quel pubblico che ti ha abbandonato perché vedeva nell'evento fisico troppa bolgia, troppa superficialità, troppe cose inutili che non c'entravano col fumetto, adesso riacciuffa tutto quel pubblico attraverso delle operazioni di fidelizzazione che comunque passano attraverso degli incontri online, delle masse. Responsabilità, ci vuole molta progettualità e molto È quello che io però vedo che manca, capito? Perché se non esisteva prima, se si demonizzava il web marketing e tutto quello che aveva a che fare col web prima, ora è solo visto per attutire l'emergenza a volte. sì, io Però penso tu dire che vai, vai, Ari. come tutte le novità ci sia bisogno di sperimentare delle cose, di vedere cosa funziona e poi di affinare e correggere il tiro. Credo che in questo momento si stia sperimentando tanto bene, nel bene e nel male, con questa nuova attitudine. Non dico con questo nuovo strumento perché ovviamente lo usiamo e lo strausiamo da tempo, nonostante io mi perda ancora i link quando faccio le dirette, ma questo ha a che fare con me, con il mio micromondo, diciamo. Però effettivamente si stanno mettendo tante idee in cantiere e tante modalità nuove, e alcune molto molto intelligenti, che secondo me metteranno sicuramente in luce il Però contenuto. effettivamente si stanno mettendo tante idee in cantiere e tante modalità nuove, e alcune molto molto intelligenti, che secondo me Sento un metteranno eco terribile, non so sicuramente, perché. però Chiudetevi le schede. Chiudete Facebook perché si sente l'eco. Ecco, fatto. Ok, perfetto. E No, scusate, quindi. stavo leggendo il commento di Giandomenico Maglione che diceva. Stavo Adesso ho chiuso, procedete, scusate, scusate. Gian Domenico, al Comic-Con ci vediamo sicuro perché io Tra l'altro, vi cioè, abbraccio stiamo parlando direi. di Festival del Fumetto perché non arrivava Giandomenico Maglione a dire azz. Non so Azz. se Cristina, tu lo conosci, Giandomenico? Oh, è venuto un evento che ho fatto prima di tutto questo lockdown a febbraio. È vero, a Napoli che sei scelto. Anch'io dovevo partecipare a quella rassegna lì, sai? Ladies Wine and the Esatto. Time. Ma era fissato? Dovevi farla? Sì, dovevo fissare a 10 aprile. Però Amen. vabbè, insomma, mi sarebbe piaciuto per tanti motivi, non solo per partecipare, ma anche perché, francamente, sto andando in mare da tempo, da tempi prima. Anch'io, da buona salentina, diciamo che è un chiodo fisso questa cosa del mare nella prossima estate. Comunque, tanta sperimentazione in campo, vedremo cosa viene fuori e poi si avrà il tempo in questi prossimi mesi, secondo me, per correggere il tiro. Sicuramente non si possono perdere le occasioni, quindi direi che in un modo o nell'altro chi decide a pie pari di saltare un'edizione deve inventarsi qualcosa per stare comunque al passo, perché non puoi eclissarti un anno, cioè non, come evento, come realtà editoriale, come, devi inventarti assolutamente delle modalità nuove. E quindi è un momento anche di grande fermento, probabilmente. Sì. Potrebbe stare, Ah, voglio mi essere raccomando. ottimista. Infatti. Fra tu progetti Di che tipo? Riguardo i festival? No. sono saltati. Ma progetti saltati, no, ti stavo dicendo che io avevo cominciato a lavorare come editor per due marchi per ragazzi e quindi avevo ricominciato dopo 5 anni da freelance ad andare in ufficio, è durata una settimana, dopodiché è stata proclamata la chiusura massima della qualunque e quindi sono tornata a lavorare a casa. No, però dicevi anche del fatto che magari comunque stai continuando a lavorare su qualcosa per cui devi Sì. far ridere, cioè dei contenuti che però non sono proprio in questo momento facilissimi da affrontare. Sì, io sto lavorando in questo momento al primo volume di una serie per bambini, che è una serie che viaggia tra il fantasy e l'umoristico. E sono in generale, come dire, due diramazioni in cui io mi conosco molto, nel senso che le sento molto affini, molto naturali. E
E il fatto però di essere costretta in un luogo per far viaggiare la testa mi sta uccidendo, nel senso che mi sono veramente bloccata, per cui da una parte non riesco tanto a produrre, o comunque riesco a produrre con tempi molto discontinui. Ho momenti di hype, di entusiasmo, di fantasia, cerco di buttare tutto quanto dentro così, e altri in cui invece sono incasinata, per cui tendo a razionalizzare tutto, a strutturare tutto, che è una cosa che non fa bene, almeno a me, per quanto riguarda, cioè, durante il processo creativo. E quindi niente, diciamo che sto affrontando me stessa nel momento meno adeguato, perché cioè, io avrei bisogno in questo momento di una fuga, no? Che mi permettesse di produrre, perché io Certo. quando fuggo produco, e Chiaro. invece sono ferma. Sì, perché sono i pensieri, no? Quando fuggi, nel senso che sei in movimento ed essendo a me le Sì, idee sono in movimento, migliori. o almeno sono abituata a produrre con degli stimoli. Infatti, come ti dicevo prima, non so se eravamo già in onda, però io pure prima, quando lavoravo da casa, tra virgolette, io non lavoravo veramente da casa, cioè io lavoravo dai bar, dalle caffetterie. Per 2 anni ho avuto uno studio perché avevo bisogno di avere persone attorno a me, e ho fatto la cosa migliore a prendere lo studio, perché sono stati gli anni più belli dell'ultimo periodo, insomma, il fatto di poter comunque produrre, però essere sempre in comunicazione con altre persone affini. Ma infatti pure io avrei il co-working, avrei un co-working in centro a Bologna con altri Lo so, fotografi. E che sia però tu, sono solo tu, settimo. io, Andrea Settimo, Bianca Bagnarelli, Alberto Lott, Alessandro Poli, Silvia Rocchi, Valerio Stivè, Silvia, ah, e vabbè, poi gira l'ottima solo. compagnia. Sì, no, ma infatti quello è dal 2016 che siamo lì, cioè noi i fissi siamo appunto io, Valerio e Silvia, Bianca e Andrea che l'hanno fondato poi, ed è da un mese che non vado, e però ho del materiale lì, ho la stampante, vorrei tornare per fare No, delle per cose. stampante, Però quanto mi ho una piace. paura fottuta che tipo io vado, dico, vado a lavorare, che lavoro fa? Cioè, capito? Perché non è il lavoro, quindi mi fanno la multa, cioè ho super paura e quindi sto. Perché tu al momento non hai, cioè nel senso stai lavorando ma non per dei No, progetti. io ho tutto a casa comunque, il computer, l'iPad, quello che mi serve, ce l'ho. Però potrei andare al co-working anche se sto da sola, però magari sto fuori casa, sto lì. Però è proprio che nel tragitto mi possono fregare. Perché fare la fumettista non è co una comprovata motivazione sufficiente. Vorrei leggere questa autocertificazione. No, appunto, no, non vorrei, per cui vado solo a fare la spesa, cioè io ormai vivo un po' fuori le mura di Bologna, no? Quindi Ma c'è. non potrebbe essere anche un po', te lo chiedo perché forse per me è così, non potrebbe essere anche un po' una scusa? Perché io devo dire che dopo le prime 2 o 3 settimane che ho scalpitato, poi ho cominciato un po' a trovare i miei tempi, i miei ritmi, il fatto di non dovermi mettere il jeans per dire una Sì. cosa. No, quello adoro, il fatto di. Cioè, io quasi sono, è un sentimento un po' ambivalente perché desidero la fine del lockdown, però allo stesso tempo la temo. No, ma sai pure io comunque. No, Siamo diventando comunque. agorafobici. È Cioè, possibile? no, a parte che io già ero agorafobica, parentesi, però veramente anch'io un po' desidero, un po' la temo. Ma in realtà la temo più non per quello, cioè alla fine siamo adattabili, cioè io sono molto adattabile, non è, ma io la temo proprio per quello che può comportare nelle persone. Cioè già stiamo vedendo abusi di potere, gente che segnala, cioè e già Vabbè, c'è un. quella è la stessa merda che stava prima, che mo sto trovando nuove declinazioni, diciamo. Esatto, Quella ma è la cosa. infatti io ieri a tavola con il mio ragazzo a cena, Disgraziati.
gli dicevo: no, però ho paura che finisce tutto questo, non voglio riuscire fuori in A quella chi merda. rispondi? A Gianluca? Sì, Gianluca, non voglio riuscire a incontrare la gente di merda e tutta quella merda, come farò? Però in realtà, cioè, come stavamo prima e si affrontava prima, così si Sì. riaffronterà. Però speriamo che la gente rimanga una giovane. Leggevo un articolo un po' di tempo fa, adesso non ricordo dove l'ho letto, chi ne parlasse, però si diceva, cioè si pensava a questa cosa che sta succedendo e si diceva, pensa se potesse essere un'opportunità per le persone per imparare l'importanza della distanza, l'importanza della non invadenza. Eh sì. Non lo so, forse fisicamente, non subito, ma a lungo andare, se la distanza sociale dovesse, insomma, come dire, continuare, Protrarsi. potrebbe. Io Beh, penso che però. sicuramente ci insegnerà a fare una fila decente in questo diamine di paese, che è una roba veramente che mi fa sentire ogni volta tedesca, non lo so, svedese, quando sono nelle situazioni pubbliche, Io eccetera. l'altro giorno ho visto delle scene, due vecchiette si stavano afferrando, ma una evidentemente era meno a posto con la testa dell'altra. Per cui ho visto questa scena, un attimo di tensione tra anziane, e mi ha fatto un po' specie. Ma infatti poi, per quanto possiamo uscire a fare la spesa e tutto quanto, a volte proprio non mi va. Perché non mi piacerebbe, capito, vedere queste situazioni poi di tensione. Sì, devi stare, diciamo, lo sto Sì. dando per pigliarla un po' a ridere. Io, i primi tempi del lockdown, per esempio, sono andata una volta a comprarmi un pezzo di erbazzone in focacceria. Sono uscita a mangiare il mio pezzetto, ancora non era obbligatoria la mascherina, non ce l'avevo. Sono uscita mangiando questo pezzetto di erbazzone, a un certo punto mi è andato un po' storto e cominciato. È un vecchietto a fianco, mi ha detto, e mica stanno a casa, invece di stare a casa, perché non dica che tu sei. Madonna. No, ma perché poi appunto sta aumentando anche il fatto di dare questi commenti così sull'onda emotiva del uno tossisce, ma tu non sai che cazzo ha realmente, quindi ti esce il commento e poi l'idiozia più idiozia totale. Io vabbè, dico categoria complottisti. Io ho mio fratello che crede a tutto quello che non è OMS, Stato, Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio. No, loro mentono, però lo sconosciuto su YouTube, lui dice la verità. La verità, Lui ma sì, deve ma essere creduto. infatti, io sono curiosa di tuo fratello, sì, perché ogni tanto esce fuori questa cosa di tuo fratello. No, guarda, è la mia. Potevo farla diretta anche con tuo fratello, però scusami. Chiamala, mio fratello è figlio unico, direi. Ci sono validi motivi per farlo. No, ti dico, in questo periodo, no, cioè mio fratello è la maggiore fonte di preoccupazione che io ho attualmente. È più grande o più piccolo? È più grande. Penso Cioè, di. ma proprio perché su di lui misuro anche quelle che sono le persone medie, diciamo, o che non hanno voglia di, cioè sono deluse da un certo modo di fare politica, da un certo tipo di informazione, ok? Ma sono deluse perché non ne capiscono i meccanismi, cioè non è colpa loro. Io non sono neanche una che accusa, no? Dice no, perché tu. Non è colpa loro il fatto che non abbiano gli strumenti per capire determinati meccanismi. E io infatti mi sono presa questa croce che nel gruppo di chat di famiglia lui mette fake news. Pubblica video del primo sconosciuto che dice: sì, perché io sono il medico e vi dico che qui, non mi ricordo in che paese, non c'è stato nessuno polmonite grave, nessuno coronavirus. Io faccio una ricerca e vedo che quello che sta facendo questo video è uno candidato in Fratelli d'Italia, quindi Questa è vedo una il cosa fine curiosa. politico a lungo termine, ok? Ma tutte queste persone semplici che invece dicono: sì, tu sei bravo, ci stai dicendo la verità,
ma gli dicono una verità che vogliono sentirsi dire, ma che non è la verità, alla fine saranno quelle, saranno lo zoccolo duro dell'elettorato che poi voterà in una certa maniera. Quindi io lo vedo il disegno politico dietro, no? E invece queste persone, tipo appunto mio fratello, comunque come lui, che dicono no, perché i poteri forti, perché è lo Stato in cui siamo, no? Che non ci dice la verità, che, no, che poi abbiano delle colpe e non se la stiano gestendo bene, è vero ed è un conto. Però che tu neghi completamente un problema e vai appresso a gente che non è scienziato, che non è, che ha delle teorie assurde, cioè, e dice delle cose per i propri fini politici, tu che mi dici no, perché tutti gli altri hanno dei fini politici, fanno tutti cagare, non credo a nessuno, però al primo stronzo che sta su YouTube gli credi, cioè, fai un po' di ordine anche su quello che a cui vuoi credere tu. E quindi è questa la cosa che mi fa più male in assoluto, perché certe volte ti cadono proprio le braccia da quanto, cioè per quanto io faccio la ricerca e gliela condivido, ogni cosa gli dico, guarda, però io non ti posso fare io la ricerca ogni volta, perché appunto queste chat diventano un ricettacolo di fake news e smentite che do io perché mi metto a fare la ricerca. Ma si lascia convincere poi, nel senso, quando controbatti con delle altre Non fonti. subito, non subito, ma troverà sempre qualcosa per cui ti andrà contro e ti dirà: no, hai visto, non avevi ragione, c'è quest'altra cosa, l'ennesima cosa. Quindi il metodo che tu cerchi di insegnargli non lo apprende davvero. Non lo so, questi io ho Io disattivato molte notifiche, devo a dire questo la verità. proposito, ma pure io le ho disattivate. Marco Goran Romano dice Portolano Brothers. Ok, Però vabbè. io una domanda me la faccio a questo punto, perché anch'io io sono francamente un po' snervata però da questo meccanismo, nel senso che... Ma io per quanto sono snervata, devo rispondere, cioè è la mia famiglia, Chiaro, capito? Che devo chiaro, fare? è Cerco chiaro. di Però mi educarli, chiedo, ma solo loro. all'origine cosa c'è? La pigrizia o il desiderio di credere che comunque andrà male? Non lo so, cioè, ho proprio bisogno di capire. È come la lamentela, no? Il concetto di lamentela insita nel carattere. Io, no, puoi generalizzare è anche un po', come dire, Vai, generalizzo, però però intanto quell'attitudine salutiamo Bruma alla Profili, Bruma. lamentela, l'attitudine al me l'ha detto comunque una fonte attendibile, ma l'attitudine al complotto, l'attitudine. Esatto. Hanno veramente un carattere nazionale. Cioè, io non ci ho mai creduto fino ad ora, ma in realtà è proprio l'italiano medio che tendenzialmente è destinato a questo destino infame, o sono i mezzi di comunicazione che usiamo che amplificano una ristretta, una minoranza di persone e danno voce a questa modalità? È Non lo so, questo. io me lo chiedo perché. No, no, è Se non questo. riverberassero le persone intelligenti, come se non avessero riverbero in questo paese, le persone intelligenti, le persone con acume, le persone brave, le brave persone, anche le persone oneste, come Brave se non persone. avessero un riverbero. No, no, no. E mi chiedo però, è così veramente? Perché se sono la maggioranza, da qualche parte devono trovare ospitalità anche, no? E visibilità. E però non la vedo mai, cioè vedo che sono sempre un passetto indietro rispetto a queste che invece amplificano questi pensieri così che non condivido. Però è un pensiero mio, non lo so, mi sto interrogando se è veramente una croce dell'italiano medio che nonostante i tentativi che si fanno disperatamente di combattere questo modo di fare informazione che avrà sempre la ribalta. Perché? Ma perché secondo me veramente non, cioè, più andiamo avanti, più ci sono generazioni nuove che devono capire anche i mezzi che usano, perché finché poi non ci sono persone che glieli spiegano, cioè, per esempio, no? Un'altra volta mio padre, sempre in questi giorni così, mio padre ha cambiato il numero del centralino della municipalità numero, non mi ricordo, 2, eccetera, di Napoli, del comune di Napoli, sulla scheda di Google.
che ha cambiato il numero e ha messo il suo. Quindi a un certo punto ci siamo sentiti e mio padre si lamentava che lo stavano chiamando tutte le persone per il reddito di cittadinanza e che cercavano il comune di Napoli. E io gli ho detto, ma questo numero dove l'hai messo? Mi ha fatto vedere la schermata ed era la scheda di Google, che è quella che ti esce appena tu fai una ricerca, perché sapete che Google vuole far rimanere le persone su Google. Quindi non è che ti dà subito il sito che tu stai cercando della cosa, ma ti fa una schedina con le sintesi delle informazioni. E lui che aveva fatto, siccome poi Google non ha tutte le informazioni, ti dice, suggerisci una modifica alla scheda. Quindi mio padre aveva suggerito un numero di telefono, convinto di star scrivendo un messaggio al comune di Napoli, Ullala. e ha scritto il suo numero di telefono e quindi tutti quanti lo stavano chiamando cercando il comune di Napoli, perché ovviamente c'è uno Secondo me dei dovremmo fare una diretta noi tre, tuo padre e tuo e tuo fratello. fratello. Capito? Capito? Cioè non hanno proprio... Bravo, Cioè, questa volta. io mi sono messa lì e gli ho detto, pa, guarda, allora Google funziona così. Quella è la scheda, ogni volta che tu cerchi qualcosa su Google, cioè mi sono messa a spiegargli, perché ovviamente uno di 60 anni, ma pure come uno di 18, non sanno immediatamente ste robe che sono, cioè, Sì, must adesso sei guidone, anche bilingue qua. ma Ui, ciao, due. quindi io direi che un po' pigrizia, però un po'... Sì, anche il bisogno di sentirsi più intelligenti degli Degli altri. altri, e però in realtà non lo sei perché credi a quello che invece è proprio l'obiettivo che ha, è infinocchiarti a livello politico. Cioè, come fai a non capire Sì. questa evidenza, Ci no? vuole tanta lucidità, Vabbè. tanta lucidità. Esatto. Io non riesco a averne tantissimo ultimamente. Mi sembra di passare da momenti di forte lucidità a momenti di oblio. Eh sì. Ma torniamo a parlare dei progetti, ma Di che progetti vuoi parlare questi? torniamo a parlare dei progetti. Se Allora. un'autrice venisse da voi e vi dicesse adesso ho un'idea, facciamola. Ma sta capitando in realtà, eh. Sta Per fortuna capitando. sta già capitando, perché comunque le idee ci sono, le teste partoriscono, poi vabbè, bisogna vedere cosa, però comunque motivi di incontro, di scambio virtuali ci sono. Forse sono, per quanto mi riguarda, fin troppi, nel senso che quando non hai la certezza di poter realizzare o comunque la certezza degli strumenti che hai a tua disposizione per realizzare delle cose, difficilmente riesci a dire mettiamoci e facciamo, no? Rimane tutto molto astratto, tutto molto come se non ci fosse mai veramente una data, una pressione, una scadenza, è come se fosse tutti i giorni allo stesso tempo, cioè. Sì, per me è sostanzialmente così perché io ho sempre lavorato in questo modo, e cioè ho dato il meglio di me sotto scadenza. Ma Anche anche io lavoro. quando avevo a disposizione 4-5 mesi per una consegna, lo sprint finale per me è sempre stato il più produttivo, Vabbè, ma ma è una questione di del mondo. sopravvivenza. Sì. E quindi devo dire che effettivamente È questa un cosa delle tempo scadenze indefinito, cioè fluttuanti. allo stesso tempo ci sono scadenze e non ce n'è nessuna. Esatto, C'è la e poi sensazione una di doverti darti scadenza. da su, doverti un po' autodisciplinare. Richiede una forte autodisciplina che io pensavo di avere da libera professionista. In realtà non è così Ma ce forte. l'avevi, nelle condizioni in cui vivi prima ce l'avevi. È Forse che ora sì. le condizioni sono cambiate. Esatto. Anche se non sono tanto cambiate, però già il fatto che non puoi fare alcune cose che prima avresti potuto fare tranquillamente ti porta in una situazione di disagio psicologico che ti distoglie comunque che distrae e che non ti permette di avere la concentrazione per arrivare all'obiettivo. Perché Esatto. l'obiettivo c'è, è solo stato posticipato di qualche mese. Ma Io il fatto di non ce li ho. sapere. Gli obiettivi sulla scrivania che dovranno essere consegnati, li Certo. vedo. Tra l'altro generano molta più ansia di prima.
Sì. Ma paradossalmente, quindi sono infatti io mi proprio. sento meglio quando alla fine, nelle rare occasioni in cui riesco a fare pace con il pensiero che non devo essere produttiva per forza. Brava. Non riesco a convincermene molto spesso, però ci sono dei momenti di verità con me stessa in cui mi dico, vabbè, ma oh, non ci riesco, quindi mo mi faccio una dormita, quindi mo mi vedo un film, quindi mo mi metto fuori al balcone 10 minuti come una lucertola, no? Faccio il pane, faccio la pizza, faccio le cozze, faccio tutto, stiamo facendo Io tutto. vi posso dire le cose che avevo in cantiere e che in realtà, Dici, dici. cioè, allora, io sto facendo adesso ed è quello che mi tiene attiva fondamentalmente, perché devo preparare ogni settimana una lezione, perché sto insegnando in una scuola di design, illustrazione. Ah, Quindi ok. io ogni settimana ho le mie 6 ore e devo preparare la lezione a questi ragazzi di 20 anni. Ottimo stimolo. Quindi questo stimolo che io ho, ringrazio veramente che la scuola che, in cui sto insegnando abbia iniziato a fare le lezioni online, cioè che sia all'avanguardia in questo senso. Ringrazio veramente, Chiaro. perché per me è stata una roba che mi ha proprio tirato fuori da un buco nero in cui stavo cascando. Chiaro. Questo ce l'ho. Poi in realtà ho tutti i miei piccoli lavoretti, illustrazioni per Frida internazionale. Quelle sempre mi stanno entrando anche altri lavori, paradossalmente, Beh, non è così paradossale. ma hai condiviso, chi ha condiviso questo link? Ci sono due persone, se vogliamo li possiamo far parlare, però Stefano e Ale, tu. Forse No, avete, sono i miei amici, sono Stefano e Alessandra. sono Ho entrati qui nel backstage. sbagliato io a Hai condividere. sbagliato il link, perché Ma quello è il dillo. link del. No, vabbè, ma condividi quello del video sul mio profilo già. Certo, Hai lo farò chiesto subito. aiuto? E poi, oltre a questi lavori che mi tengono attiva, per fortuna, io avevo in mente 3 graphic novel da fare, tra cui una è una trilogia di 600 pagine. Avevo dei progetti molto importanti, ok? Però in realtà non avevo firmato ancora nessun contratto, non ho niente. Ho solo delle sinossi, delle idee, delle sceneggiature abbozzate, e però non sto trovando lo stimolo per rimettermici sopra a queste cose e a dire, vabbè, poi scrivo a Tizio Caio, glielo propongo a Tizio Caio perché non mi sento il cuore, capito, di dire, ma già Tizio Caio starà passando, editore X starà passando i problemi. Mi ci metto io che voglio fare delle robe Il giganti. momento sicuramente non è dei migliori. Capito? Forse anche un po' che non sai neanche tu se come dire, potresti assicurare un impegno in questo momento. Cioè, se anche dall'altra parte incontrassi qualcuno che ti dicesse vai così, sì, facciamola sta cosa. Ed Quindi è quello che voglio, avresti la disciplina di metterti là a fare. Nel momento in cui non sarei più la sola a crederci in questo progetto che ho nella testa, ma ho una persona con cui confrontarmi sempre, io automaticamente mi metto anche delle scadenze, gli dico allora tra una settimana faccio, cioè io poi sono un treno, capito? Però non mi devo sentire la sola a fare una cosa. Da autrice, io sto parlando, cioè da povera sfigata che fa 3.000 cose, e però per fare un libro a fumetti, i libri a fumetti, cioè ci vuole comunque, ogni libro a fumetti poi è il tuo libro della vita, sempre, però ci vuole anche qualcuno dall'altra parte che dice sì, lo è in effetti, cioè. Oh, saluto Pietro Scarnera che dice: ma che bello vedervi tutti insieme. Ciao Pietro, sempre caro. bellissimo. Ogni volta che incontro Pietro Scarnera per caso, insomma, mi sembra un sogno. Anche adesso che poi me lo ricordo, è quasi un ricordo. Non so se è successo veramente. Non so se sia successo Ma tu veramente. pensa che io ho Non ci siamo mai invitato Pietro incontrati. Scarnera a Lecce Eh sì, figurati. esattamente un anno fa. Esattamente un anno fa. No, io l'ultima volta che ho incontrato Pietro è stato
all'inaugurazione di quella mostra di materia del genere a Bologna, Bologna. fuori, ed era, come dire, probabilmente tra Macerie e Tunisi Testimone, uno dei periodi più oscuri della mia Della tua esistenza, vita? il medioevo della mia esistenza. Io c'ero, posso dire io c'ero. Sì, però mi ha fatto molto piacere incontrarlo, sì, E sicuramente. ricordo benissimo quella conversazione che hai avuto con Pietro, perché ti ha fatto una serie di domande, sai, quelle domande apparentemente banali che aprono dei crateri dentro. E quindi tu ti ha Per esempio, chiesto tipo Pietro. banalmente: Ciao Francesca, come stai? Per esempio, Pietro è una di quelle persone che leggono sempre qualsiasi cosa io faccio, cioè è una di quelle persone a cui io Eh sì, parlo tu di definirei i qualsiasi lettori. Ma sembra in grado di garantire, come dire, un punto di vista lucido, no? Su cose. Oh, stavate parlando dei problemi della CRI, quelli sì che sono problemi importanti. No, Parliamo dei problemi di Tutti. tutti, anche dei tuoi se vuoi, Pietro, se vuoi sottoporci dei tuoi problemi. Oh, Nicola Cavagnera dice che figa la Martucci che fuma in video come nei salotti TV anni 70. È Non dovrei, non dovrei. Do il cattivo esempio. vero. Questi giovani che seguono il canale della Portolano non fanno Ma come secondo me si fumano pure altro questi giovani, quindi nessun cattivo esempio. la Martucci. Credo che sia un buon momento da quel punto di vista. Credo che un po'. Non so. Sì, cioè io sarei piena di paranoia. Vabbè che io non fumo da anni ormai, ma proprio niente, perché comunque avevo un po' di paranoie. No, io parlo proprio di un fatto logistico, puramente logistico. Anche logistico, sì. No, vabbè, ma secondo me Per un bersaglio logistico. mobile. No, no, secondo me non stanno trovando problemi. Chi vuole risolve. Oh, ragazzi, comunque qui a Torino c'è anche il bar a domicilio, quindi secondo me un po' tutto si organizza a domicilio. Come Cioè, dicevo, volendo. io ho messo su il mio proprio bar, per cui non ho bisogno di. Il problema però forse sarà quando finiranno le cose, le scorte, capito? Cioè, Speriamo di no, forse. se la mobilità è ferma, se arriva qualcosa dall'esterno, quindi quello di cui ti rifornisci tu finisce nel paese dove sei e devi aspettare che ti arrivi da fuori, quella roba Come sta lì. succedendo con la carta igienica negli Stati Uniti, tipo? Non solo la carta igienica, il cibo, cioè io ora stiamo facendo la spesa, no? Ma quando poi finirà tutta sta roba? Se non ci sarà, cioè vabbè, il traffico interregionale in Italia delle merci c'è, ma se per esempio Dobbiamo quel. crescere i pomodori, Cristina, ti devi fare l'orto. No, ma tu scherzi, vogliono chiedere a quelli che hanno il reddito di cittadinanza di andare a raccogliere le cose dentro ai campi. Cioè, spero che lo facciano, però. Visto che abbiamo maltrattato le persone che venivano in Italia per farlo, direi che è il minimo adesso che siano gli italiani. Prima gli italiani, accomodatevi. Però dice che praticamente quello che gestisce quel ministero del lavoro, l'ANPAL, eccetera. È uno che adesso sta negli Stati Uniti, il direttore che dovrebbe gestire tutto, sta negli Stati Uniti, non gliene frega niente, non, cioè l'ANPAL che sarebbe l'ente che dovrebbe fare questa roba qui è sparito e nessuno fa niente, è tutto fermo. Tuo fratello che dice di questa cosa? No, mio fratello non. Mio fratello dice direttamente che bisognerebbe scendere in strada con le pistole a fare la rivoluzione. A caso però, una rivoluzione a caso. Come in America, Come dice. viene? Come in America e come in certi paesi che si stanno ribellando a questa situazione di clausura e di quarantena in casa. Perché è troppo esagerata, perché non è vero che c'è il virus, non c'è niente, non è vero. Come si Quindi. chiama? Gli vogliamo fare un appello in diretta. Come si chiama tuo No, fratello? no, no, è meglio tenerlo nell'anonimato perché. A parte che poi chi ha letto Quasi Signorina lo sa pure come si chiama. Ecco, Daniele Moreno dice, ecco, magari senza pistole. Sì, È un però amico, sai. Daniele, per fortuna non ha linkato il link sbagliato, altrimenti avresti avuto un altro intruso. No, no, ma
Se entrano e vogliono parlare, noi diamo spazio, Non eh. sentiamo nessuno, quasi nessuno. Vediamo. Comunque, ragazzi, io avevo un progetto e ce l'ho tuttora in cantiere. Un anno fa ho scritto la mia prima storia per un illustrato e l'ho affidata ad una no un noto personaggio dell'editoria per l'infanzia. E questo personaggio svolge un festival, scusate, un corso, insegna in un corso, in un master di illustrazione a Macerata, esattamente quello di Macerata, quindi adesso si restringe il cerchio. Sto cercando di soppesare le parole per capire quello che posso dire e quello che non posso Non ci sei dire. riuscita, non ci sono riuscita. Vai, vai, vai tranquilla, Esatto, mi sono vai libera. incontrata. E vi dico soltanto che avrei dovuto avere una risposta, cioè ho avuto una risposta che mi andava in una direzione incoraggiante e volevo dire questa cosa, che per la prima volta nella mia vita sono stata dall'altra parte, perché quando proponi qualcosa Esatto, e volevo condividere proprio con Cristina questa cosa, perché abbiamo parlato spesso anche quando ci siamo viste, no? Dei ruoli, di quello che facciamo, di come li viviamo, e volevo dirvi che da quando ho vissuto questa esperienza sono una persona migliore, perché prima odiavo tutti gli aspiranti che mi sottoponevano le storie, no scherzo, non li odiavo, però effettivamente vivevo il mio ruolo molto di più che l'immedesimazione nel ruolo degli altri. Un pochino lo faccio perché per empatia sono sempre portata ad essere una persona molto vicina anche agli altri, però essere dalla parte dell'aspirante è stato importante ed è stata una cosa interessante e avrei dovuto avere una risposta proprio in questi giorni, ed è tutto fermo. Quindi questo è un progetto, è uno di quelli che avrebbe dovuto vedere proprio la luce in questi giorni ed effettivamente per il momento ci sono ancora dei puntini di sospensione. E lo volevo condividere con voi perché sto smadonnando da parecchi giorni su No, sta ma cosa. appunto, io per esempio ho abbozzato proprio prima del lockdown una mezza idea a un editore che non mi latita. E io non so se chiamarlo proprio tranquillo, cioè nel senso, magari devo anche mettere meno aspettative, no? Nelle cose. E poi però per tutti gli altri che avevo in testa mi sto zitta, ferma. Aspetto che passi questa roba e poi e mi do l'occasione, come per esempio ho rifatto il sito web in quarantena, almeno in questi cacchio di giorni, una cosa l'ho fatta. Ho rifatto il sito web. L'ho Ed rimesso a posto, sto rimettendo a posto il blog, cioè mi sto dedicando a tutta quella serie di attività che arrancavo e non riuscivo a fare perché stavo sempre, è bello. Quello è ma molto no, no, no. importante. E invece ora sto curando anch'io quella roba lì della mia presenza online, diciamo, no? Però cercando sempre di non sentirmi con la sindrome della FOMO, devo fare qualcosa, perché anche quello poi diventa controproducente. Cioè, infatti io ho iniziato a fare queste dirette solo la domenica. E ho smesso anche di pubblicare dei video che magari non c'entravano niente su YouTube, perché io facevo i video sul fare illustratore, eccetera. Però non ho proprio la testa, mo ci vuole, e preferisco di più confrontarmi e parlare con altri e quindi far uscire un video a settimana, però del confronto così, un po' da quarantena in compagnia la domenica pomeriggio, che poi è sempre l'orario più brutto, È permettetemi di dire, cioè è proprio l'orario più vero. angoscioso, la domenica pomeriggio, ma sempre, quarantena o non quarantena, per me è sempre stato l'orario più proprio da pensieri, malinconia, buco nero, quindi lo voglio riempire così. Mi sa che sto facendo, non è facile, però sto riuscendo a fare un po' di pace con il tempo libero, nel senso che anche prima della quarantena io difficilmente mi vivevo un sabato o una domenica senza lavoro.
Cioè, per tanto tempo i giorni si sono assomigliati tutti, devo dire. Non conoscevo fine settimana, non capivo le battute sul lunedì, cioè era sempre lunedì, capito? Adesso, anche se in realtà da fare ne avrei, perché ne ho, sto approfittando un po' di questo stop forzato. Per la prima volta mi sto, ogni tanto mi alzo tardi, tardi. 9:30, 10, ogni fine settimana, nel fine settimana faccio, non so, cucino, faccio un po' di giardinaggio, mi bevo le cosine, mi faccio i miei coltellini. Io mi sto riuscendo a leggere i mattoni. No, beata te, io sto leggendo proprio a spizzichi. Allora io vi condivido anche questa lettura che invece consiglio a tutti, il momento spottone. Questo è il nuovo libro di Marta Barone. Lo Ah, sto leggendo, hai aspettate, finito? inquadro meglio, senza riflesso. Lo sto leggendo in questi giorni e devo dire che merita assolutamente il vostro tempo. Sì. Bene, anch'io A sto leggendo proposito un di libro, libri. sto leggendo la Mazzucco, l'architettrice. Però veramente poco alla volta, cioè non sono lontane quelle sessioni di lettura No, no. intense, prolungate, leggo un po' ogni tanto, leggo molte riviste, più che altro ascolto le persone parlare, sto sentendo un po' più i podcast. Quali podcast ci consiglieresti? Datemi dei consigli Allora, di ultimamente mi sono lettura. appassionata molto a questo podcast che si chiama Carla, suggerito da un'illustratrice che a me piace molto, che si chiama Susanna Tosatti. Su Instagram, e questa credo sia una sua amica, si chiama Sara Poma. Appunto, ha scritto questo podcast e lo conduce anche a partire da un quaderno che è sempre stato nella sua famiglia, che era un quaderno in cui sua nonna, a un certo punto della sua vita in vecchiaia, ha deciso di scrivere la propria vita. Bellissimo. E quindi c'è questo podcast, sostanzialmente è la lettura di questo quaderno e il commento. La lettura è fatta a opera di un'attrice, adesso non mi ricordo come si chiama, Livia, però mi sfugge il cognome, molto brava. E il commento, per cui tutto parte dal presupposto che la storia di questa donna, la storia della vita di questa donna si incrocia con le storie che ci riguardano tutti, storie dell'Italia che ci riguardano un po' tutti. Mi sta piacendo molto perché è molto semplice, però anche molto intenso, molto struggente. Poi, come dicevo anche a Susanna, mi metti una nonna, mi metti una storia, Hai vinto. mi metti la seconda guerra mondiale. Tua. E poi c'è un altro podcast molto bello, adesso però purtroppo non ricordo il nome, John qualcosa. Jonathan Zenti, problemi. Problemi, problemi, ascoltate problemi, il Io sto podcast con facendo il jingle angosciante più catchy della storia di Italia. benissimo. Io l'ho già suggerito più e più volte in vari Io newsletter. ho iniziato da questa puntata di problemi che si chiama Problemi con Louis C.K., o meglio problemi con la gente che quando Louis C.K. è tornato in Italia a fare il tour sfigato, che era l'unico tour che poteva fare dopo lo scandalo che l'ha travolto, è andato a sentire Louis C.K. Lui ha problemi, No, ma giustamente. sai che io ho sentito quella puntata mentre lavoravo a Parigi, che stavo a Parigi in affanno a finire un libro, e lì mi sono innamorata, cioè da quella puntata mi sono innamorata del podcast, ho detto no, ma che figata, e mi sono sentita tutte le puntate fino a quando non sono ripartita, che sono ritornata in Italia, quindi mi ricordo mentre mangiavo la mia baguette in aeroporto a sentire la puntata di Problemi mentre lui torna in Veneto, quella sul ritorno a casa, i ritornanti. È bellissimo, bellissimo, cioè veramente, a parte che poi è fatto da Dio, cioè, perché lui si occupa di quello, di suono, quindi una roba che devi ascoltare è fatta benissimo, cioè non ti annoia, non ha tutti quegli effetti Sì, anche se è lunga. sull'altro. Allora, io vi Pazzesco. consiglio un podcast che la Martucci conoscerà bene, che si chiama Strano Podcast, che è di un concittadino, ormai mi definisco torinese, quindi un concittadino torinese, anzi di Cirié,
Strano podcast da seguire per delle interviste fatte bene, con acume, domande interessanti, è un piglio veramente con una A cazzimma tutti quei molto personaggi che importante. almeno una volta nella vita, come chiunque noi, si è sentito strano. Esatto. Stranissimo. E poi condivido un'altra cosa che è un po' impopolare forse per gli ascoltatori di questa diretta. Non so quanti abbiano avuto un figlio negli ultimi mesi, però non è un podcast, ma sono le dirette settimanali della rivista a cui mi sono affezionata tantissimo nell'ultimo periodo, che è una rivista di pediatri a proposito di quella sindrome da complottisti. È una rivista proprio che invece sfata tutti i miti, i complotti, le credenze, le miscredenze e tutto. Come si Si chiama? Sì, chiama UPA. Uppa. Guarda, l'ho subito scritto ancora prima che lo dicessi, perché appena hai detto Assolutamente. rivista, bambini, io li seguo anche se non ho ancora un figlio e non li avrò appena, Assolutamente. però mi piace troppo, mi piacciono troppo, mi piace troppo l'approccio da appunto sfatiamo questi miti, cioè realizziamo un attimo che siamo tutti umani e che dobbiamo conoscere, cioè quindi non è che dobbiamo prenderci le paranoie perché non sappiamo fare, non sappiamo cosa, cioè se non sappiamo e nessuno ce lo Immagina quanto spiega. apprezzi un genitore questo approccio, un neogenitore. Infatti, fantastico, fantastico. Assolutamente, Grazie sono che l'hai nominati perché fanno un lavoro poi da Dio, cioè eccezionale, sì, sono d'accordo. bellissimi, bellissimi. Io ci capitai per caso, cioè non è che mi stavo informando, però vabbè, comunque, vabbè, i consigli me li avete dati e quindi quale appuntamento settimanale voi avete? Tu con questa rivista, questa diretta di Uppa? Tu fra? Una cosa che fai una volta a settimana fisso? Si può dire tutto. Ma Senza no, censura. il mio appuntamento settimanale è quando mi riesco a prendere il tempo per me, per i miei affetti, insomma, il momento in cui riesco a rilassarmi e a vivere con un po' più di leggerezza quello che sta succedendo, insomma. Diciamo che il mio momento della settimana è il momento della gratitudine, quello in cui mi rendo conto che Bello. mi rimane tanto, anche se mi manca tanto, mi rimane tanto a cui aggrapparmi, per cui. Ma voi state, vabbè, Elisabetta vive con Riccardo il piccolo fiore. Tu fra? Io Però vabbè, condividi comunque la. sono un po' cittadina del mondo, come sai, Cristina, come sai. Vabbè, condividi, non sei da sola, diciamo. Sono da sola, no? Sei No. con numerose personalità. Sì, che mi corrispondono. Che bello. No, anch'io sono col mio compagno che appunto è Che venuto conosciamo. che conoscete, Che infatti. fa la genovese. Io non l'ho mai conosciuto di Dalla persona, però quando ha genovese. fatto la genovese per me è diventato un mito. Genovese e oggi ragù. E oggi Che ragù, mito. vabbè. Quindi domenica ragù. Sta Perfetto. pippiando dalle 6 praticamente, se... Dalle 8, ovviamente. lui, io Dalle 8. mi sono svegliata tipo alle 8:30, 9 così, e lui già ho sentito che stava cucinando. Quindi Ovvio. sì, Comunque, proprio. ragazzi, questa cosa ve la ripeto perché è importante, secondo me, che ne stavamo parlando prima nel fuori diretta, diciamo, che è una riflessione, secondo me, che dobbiamo aprire in questo momento e che poi deve essere portata avanti, ne farò la mia battaglia, è che tutti questi appelli alla maternità, al fare figli, valgono zero in questo paese se non si riflette seriamente su quanto sia importante mettere una comunità intorno a chi decide di fare una cosa del genere. Approfitto di Amen. questo momento per Amen. fare veramente un Amen. appello accorato alle quattro persone che mi stanno ascoltando e che lo sentono dire ogni giorno. Però sinceramente, ora più che mai, io metto a fuoco questa cosa che ho deciso di. Io già sono un animale sociale, chi mi conosce lo sa. Però da quando ho una creatura in casa, ho messo proprio a fuoco questa cosa che da soli è impossibile avere dei figli, è proprio una cosa contro natura.
e quindi i figli sono figli del mondo in questo senso proprio, devono Adesso proprio. arrivo, tramaciare, non ti preoccupare, tra pochissimo arrivo. Esatto. Questa è una cosa fondamentale. Ma il rovescio di questa medaglia, questo era quello che condividevamo prima, però il lato positivo invece di questa quarantena, per me personalmente, è che ho un sacco di tempo da dedicare al bambino e probabilmente in questa fase avrei già 3.000 distrazioni in una situazione di normalità. E questa devo dire che è una situazione del tutto eccezionale, quasi miracolosa, credo. Perché chi come me sta condividendo questa la possibilità di avere questo legame in questa fase può veramente trarre un beneficio da tutto ciò. Io mi auguro anche il bambino, ma ovviamente fra 2 giorni già non vorrà più vedermi, mi sputerà il latte in faccia, basta, non ne potrà più il piccolo fiore. Però dal mio punto di vista mi sento quasi una privilegiata per quello che sta succedendo, perché da subito, da quando torni a casa, ti rendi conto che non hai tempo, non hai il tempo da dedicare alla creatura che hai messo al mondo. È una sensazione che ti accompagna dal primo momento, quando esci dall'ospedale. E quindi questa è una cosa invece che in realtà questa quarantena mi ha permesso invece proprio di stare lì inchiodata e di godere in assoluto di tutto il tempo a disposizione da dedicare a lui e da prendere per me con lui, insomma. Oh, Voilà. mi sta venendo una voglia di fan figlio, mo subito vado. Bene, Fate, Fare della andate. quarantena. Io poi vengo. Devo approfittare. Devo approfittare adesso, perché sennò poi iniziano le fiere, le cose. Come cazzo Esatto. Io già saremmo a faccio? streamare tutti e due, Riccardo. Vabbè, che io già immagino, cioè, anche quando finirà sta roba, la prima fiera. Tu con il marsupione, boh, cioè. Guarda, mi auguro che sia così, ma potrebbe già camminare probabilmente se le cose continuano così. È vero, cazzo, potrebbe Facciamo già. la festa di 18 anni a Lucca. Bravo, stupendo, stupendo. No, ma infatti questa roba del tempo, Salvatore Giomarresi ti dice che sei stata davvero dolcissima e ci hai emozionato. È Grazie, grazie. vero. Mi ha pagato la Portolano per fare questo appello accorato. Ma Vai fior, che fior di siamo. denari, fiore Esatto. di denari, fiore. Fiore di denari, esatto. No, però veramente sono robe che sto pensando pure io. Cioè, anch'io mi trovo a pensare le mamme adesso che devono fare solo le mamme in questo momento, dico almeno non hanno altri cacchi a cui pensare e possono veramente godersi un Beh, attimo. oddio, guarda, io, come dire, ho anche altre amiche che comunque Dipende stanno dalla ogni tanto, fase. hanno dei momenti Okay. giustamente anche di sovraccarico che. No, no, infatti. Dipende dalla fase, se hai solo un figlio, dipende da quanti anni ha. Diciamo che io ho parlato della mia situazione un po' particolare perché ha solo 4 mesi, quindi. No, no, ma infatti poi ogni figurati. Non volevo generalizzare assolutamente perché proprio non potrei neanche parlare, cioè non posso parlare. Tu puoi sempre parlare, Cristina, sempre. Poi parlo troppo. No, no, Va bene, raga. va bene, come passate questa serata? Io Che fate? Io penso mi bevo una faccio un birra. cocktail subito. Ah, la ricetta del cocktail, uè! Dobbiamo venire un poco, però che tendenzialmente sarà una roba tipo una base di mojito, ma nel senso solo di zucchero di canna e lime. Con del succo fresco di mango, che era prontissimo, maturissimo, quindi ho fatto un frullato dell'acqua Ottimo. tonica. Vediamo, una cosa così, una cosa un po' dolce, un po' acida. Poi Io me lo sono segnato, così lo faccio pure io. Così ti mando differenzio un un time-lapse. po'. Esatto. No, perché io invece faccio sempre il Grand Gin Tonic base. Vabbè, Base. un grande classico di tutto rispetto. Non sapevo E mai. io Facciamo una me l'ho cosa più bevuto semplice. l'altro giorno mettendo i Subsonica, tipo ballando, ero ubriaca praticamente. Hai fatto un super revival proprio. Sì, cioè, ma proprio. Ah, a Super proposito di revival. revival.
Ragazze, ma voi vi ricordate la serie Avere 20 anni di Massimo Coppola? No, No, Non no, ve no. la ricordate? E mi sento subito tanto vecchia. Qualcosa mi dice che questo scuotere la testa vuol dire che sono vecchia. Tipo. No, era quella serie che andava in onda su Brand New MTV e poi sulla 7, l'ultimo L'epoca me periodo. la ricordo, però il programma nello specifico no, era Io avere no. 20 anni. Vabbè, praticamente era Massimo Coppola che andava in giro a fare le interviste, ha intervistato anche una giovanissima Giorgia Meloni, ma proprio quando era ancora in Alleanza Nazionale. Ed è lui, tipo quello che faceva, come si chiama, Piff, però nel 2016, e vedi, Salvatore se lo ricorda. No, non ricordo Kitchen. No, no, era dopo, mi sa, era dopo Kitchen. Oh, 2006, 2005, 2006, 2007. Noi teniamo la stessa età più o meno, io sono 38. Ma io non ero in Italia, in quel periodo, io vivevo a Parigi. No, io Wow, ero si è aperto un varco temporale. a Già, Bologna. io No, io non ero ero in Italia. a Bologna e avevo 20 anni. Nel 2006 avevo 20 anni, perché io sono dell'86. Eh sì. E, 2006 vabbè. sono a Torino. Sì. No, io sempre a Bologna. E niente, mi è venuto in mente perché oggi stavo riprendendo in mano delle foto negli hard disk da mettere su un prossimo post sul blog che devo fare. E quindi mi è capitata questa foto della mia vecchia scrivania e c'ero io che ho fotografato lo schermo della trasmissione che stavo vedendo ed era Wow. avere 20 anni. E ho immaginato, cioè, caspita, che all'epoca noi avevamo Massimo Coppola e quella trasmissione lì, e adesso i giovani di 20 anni hanno Sofia Viscardi e YouTube. Cioè, ho pensato al salto generazionale, capito? Sì, non apriamo il capitolo YouTuber per No, piacere, facciamo una no, diretta a parte, facciamo una diretta a no. Facciamo una diretta a parte, va bene. Sì. parte. Che lungo il fatto. È Sì. complesso, è complesso, è complesso. No, io poi ci sto da relativamente poco, cioè da quando ho aperto il canale lo sto frequentando un po' di più, ma giusto, cioè sai, è proprio come una piazza, no? Tu decidi di stare lì e ti guardi intorno, Eh sì. giustamente. Dici, vediamo un po' chi ci sta. E sto trovando però difficoltà a trovare delle cose belle in cui posso riconoscermi, sai. Se trovi cose, segnala. Io, Segnale. per esempio, invece YouTube lo esploro proprio poco e È il dovrei. momento di farle emergere un po', perché anch'io devo dire che tutte le volte che provo poi Non mollo puoi. perché ho un po' di penuria di Sì. contenuti interessanti, Ovviamente i vengono. contenuti più fighi sono francesi e inglesi, eh? Cioè vengono da comunque paesi altri. Quelli Mettiamo quelli sotto la lente, così magari. Sì, ma magari ve li scrivo nei commenti o li vado a recuperare perché poi purtroppo non mi escono subito nel feed, cioè sono iscritta, ma secondo me devo mettere la campanella perché poi hanno ricambiato tutto, quindi se non metti la campanella. Che è successo? Allora, Salvatore dice, e sei entrata in depressione a fare questo collegamento? Aspetta, quale collegamento? Collegamento con Massimo Coppola, forse. Ah, no, non sono entrata in depressione, sono entrata in una ovattata Una malinconica. nostalgia, una ipocondria, ma dolce. Una Sì. ipocondria. Che parola meravigliosa. L'altro giorno stavo sentendo un disco che mi ha regalato la Tramacere, Pino Daniele, mi ero a metà. E ho fatto suonare tipo 20 volte la ipocondria. 20 volte. Mi uccide, Allora. mi uccide. Mi uccide bene, cioè muoio bene quando la sento proprio. È una morte bellissima. Eh sì. Mamma mia, veramente. Beh. Ah, ragazze, e niente, vi lascio i vostri cocktail. Va bene, è stato molto Stato bello. bellissimo. Io vado a cucinare perché tanto questo lo sto facendo ogni Vabbè, giorno. sono Sì. fatte le 18, 18 e 11. Va L'orario bene. è quello. Va bene. Passiamo presto, facci sapere se possiamo allargare anche i tuoi familiari. Ah, ma guardate, io Ciao veramente. ai miei amici che Allora, sono amici, davanti alla la famiglia. porta.
i tuoi amici sicuramente, se vogliono. prossima volta li coinvolgo. Esatto. Ok. Cioè io ricreo Vabbè. uno stream, ti mando il link e attraverso quel link. No, perché E io capisco che rispondo a tutti. no, perché non è immediato, cioè quello è solo il link per accedere, capito? Però va Fantastico. bene. Io vi ringrazio. Facciamo questa cosa un po' formale, un po' no. Grazie a tutti Grazie quelli che ci hanno mille, è stato un pomeriggio bellissimo. visto. Dai, un'oretta in compagnia. A Sì, a presto. prestissimo, Alla prossima. A ragazzi. Grazie. te. Ciao qui. Ciao Ali. Ciao. Ciao, ciao, Ciao. Fra, ciao. Ciao a tutti.